Ciao ragazzi, oggi vi faccio la recensione di due prodotti di MAC della nuova collezione Nico Panda. Un prodotto mi è stato inviato da Octoly tramite MAC e l'altro prodotto invece l'ho comprato io. Questa collezione è in collaborazione con il designer di moda Nicola Formichetti, è un designer italo-giapponese e quindi diciamo i packaging sono di ispirazione kawaii, molto ricercati e particolari, veramente molto particolare questa collezione. Questa collezione si compone di 4 full face kit, quindi delle palettine con all'interno degli ombretti e dei blush, 5 rossetti, 4 lip gloss, una polvere per il viso, degli stickers, ciglia finte, make-up brush. Ma parliamo del pezzo più bello secondo me di questa collezione, che è la polvere per il viso, che è la Glamour Face Powder. Questo è il packaging esterno, la confezione quindi esterna di cartone non ce l'ho perché non me l'hanno inviata, me l'hanno inviato proprio così e esternamente è fatto in questo modo, quindi tutti i packaging hanno la particolarità di avere appunto un panda e sono carinissimi. Ha uno specchietto e la polvere per il viso è fatta in questo modo. Vi ho fatto anche una foto su Instagram e davvero è bellissima questa polvere per il viso, più bella dal vivo che poi vista in giro. L'ho utilizzata, non so come ho avuto il coraggio di utilizzarla, ma l'ho fatto varie volte. Infatti, qua sopra c'erano dei glitterini rosati bellissimi che però alla prima applicazione sono andati via. Non so se magari nella foto su Instagram si vedevano. Però sì, purtroppo la prima applicazione sono andati via. E infatti, secondo me, è una polvere il viso più da collezione, perché è troppo bella per poterla utilizzare. Comunque, l'ho fatto perché appunto ve ne volevo parlare. MAC consiglia l'applicazione in due modi: o mixando insieme tutti i prodotti, oppure prendendo un prodotto per volta e quindi utilizzando magari questo per il blush e gli altri come illuminante. In realtà io ho provato in questo modo, ma è più che altro una cipria leggermente colorata e come blush si nota veramente pochissimo, infatti vi faccio vedere che è troppo troppo delicata, cioè non si vede niente in realtà e quindi è più una cipria, ecco forse questo si vede un po' di più che il bianco, leggermente luminoso, ma il color pesca è proprio invisibile ed infatti è più una cipria, una powder, una cipria appunto leggermente colorata ma molto luminosa per tutto il viso ed è bellissima utilizzata su tutto il viso. Sentite gli uccellini? Ci sono fuori gli uccellini. Quindi ora vado a prendere il pennello e la vado a mettere su tutto il viso, quindi prelevo appunto tutto il prodotto e lo vado ad applicare. Non è assolutamente polverosa, anzi l'effetto è bellissimo sulla pelle perché è leggermente luminoso e devo dire che è anche opacizzante, nonostante sia comunque una polvere luminosa ma senza glitter, quindi dà questo effetto sano, bellissimo sulla pelle. È veramente molto bella e ha la texture è sottilissima, finissima, impalpabile e è leggermente luminosa. Mi dispiace troppo però utilizzarla perché mi dispiace rovinare il disegno, però è davvero stupenda. Ottima anche la durata, devo dire, essendo comunque luminosa, mi ha tenuto opaco tranquillamente, cioè non ho sentito la pelle lucida, ma l'ho sentita bella liscia e luminosa. Essendo luminosa, l'ho provato su un fondotinta luminoso e l'effetto era troppo, troppo per me, però d'estate secondo me è meravigliosa. Non so se riuscirete ancora a trovare questi prodotti perché è una collezione che è andata quasi subito sold out, un po' come tutte le collezioni di MAC, ma tenete d'occhio il sito di Douglas, Look Fantastic e anche Pinalli, perché spesso qualche settimana dopo mettono delle collezioni di MAC, dei prodotti delle collezioni di MAC che magari sul sito non riuscite più a trovare. Questa viene all'incirca 30-33 euro, una cosa del genere, ma è bellissima, veramente, secondo me è il pezzo più bello di questa collezione. Io poi ho comprato un lip gloss che è quello che indosso. I lip gloss di MAC non li avevo mai provati, sono dei lip gloss però con all'interno delle pagliuzze dorate stupende. Io spero riuscirete a vedere
sulle mie labbra e io ho preso il Panda Kiss. In questa collezione ce ne sono quattro, se non sbaglio, uno anche scuro, uno lilla, uno bianco che però non è bianco, è trasparente con all'interno delle micro pragliuzze di tutti i colori. Io ho scelto il Panda Kiss. Allora, questo è il packaging, quindi anche qui abbiamo il pandino, è proprio il packaging che caratterizza tutta la collezione ed è appunto un rosa fucsia che però poi sulle mie labbra diventa quasi trasparente e ha tutte queste micro pagliuzze rosa, blu, dorate. Veramente stupendo. Non è un gloss appiccicoso, quando l'ho applicato sentite leggermente un po' di appiccicume, ma una cosa molto leggera. Dopo poco, invece, le labbra risultano molto morbide, confortevoli, non dà fastidio sulle labbra, le micro pagliuzze non si sentono minimamente. Se faccio così, comunque le labbra le sento molto morbide. Lo scovolino è fatto in questo modo, quindi al classico pennellino. La profumazione è molto molto simile ai rossetti di MAC, però forse un pochino più delicata. È buonissimo comunque. E io vi faccio magari due applicazioni. Ed è questo colore, appunto sembra rosa, però poi sulle mie labbra, che comunque sono già abbastanza pigmentate, risulta leggermente rosato, ma è più che altro trasparente. Può essere utilizzato da solo o anche come top coat su altri rossetti. È bellissimo secondo me da utilizzare d'estate. Io amo i gloss d'estate, questo in particolare secondo me la sera con un po' di abbronzatura sarà stupendo. È bellissimo anche quello trasparente, lo sugar coat. Io volevo anche quello, ma praticamente sold out un po' ovunque. Se riuscite a trovarlo, quello con l'abbronzatura, secondo me d'estate è wow. Il packaging esterno ve l'ho fatto vedere, è fatto così, appunto con tutti i pandini all'interno. Sono 3,1 ml di prodotto e questo l'ho pagato 17 euro. Tanto, è vero, tanto per un gloss, però comunque è sicuramente un gloss che non è come tutti gli altri, è particolare, è da collezione e da utilizzare poi assolutamente. E voilà ragazze, quindi questa era la mia recensione su questi due prodotti. Volevo farla il prima possibile, così insomma, se riuscite ancora a trovare questa collezione, andate a sbirciare e soprattutto questo prodotto secondo me è meraviglioso, ne vale assolutamente la pena. E niente, questo è tutto, io vi ringrazio per aver visto il video e alla prossima.